Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Leciso, tutti a Cellino San Marco per la quarantena. Ma in case diverse, ci ha tenuto a precisare il cantante dopo essere stato letteralmente travolto dal gossip. Contattato da ADN Cronos, Albano è sbottato, non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte, io vivo qui con Loredana Leciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole. Nessun triangolo, quindi. Il cantante ha poi raccontato come mai Romina si trovi a Cellino e precisato che il motivo è dovuto alla sua permanenza in Italia per amicizie e che non vede l'ora di tornare in California. Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip, ha aggiunto. A quanto pare, dunque, i rapporti tra lui, Romina e Loredana Leciso sono pacifici e la famiglia allargata è una soluzione che ha messo pace fra tutti. Anche la Leciso ha recentemente parlato dell'attuale rapporto con il cantante a cui è stata legata per 10 anni. Tra noi c'è qualcosa di magico, ha confessato al settimanale Nuovo. Prima ognuno era preso dai propri impegni, adesso il momento del pranzo è sacro, ci riuniamo a tavola e ci raccontiamo tutto. Punto. Adesso mi godo momenti di felicità insieme a lui. Dalle foto social in effetti si percepisce una ritrovata serenità tra i due, tanto che si parla di un ritorno di fiamma. Soprattutto nelle ultime ore, dopo che qualcuno ha notato un dettaglio che fa pensare a delle nozze imminenti. Uno degli ultimi scatti della showgirl la vede abbracciata ad Albano e non è passato inosservato quel bellissimo anello che sfoggia all'anulare della mano sinistra. Sembra un anello diverso da quelli che ha sempre indossato Loredana Leciso e secondo alcuni si tratterebbe di un regalo da parte del leone di Cellino San Marco. Da qui il gossip, forse questo improvviso riavvicinamento li ha portati a riflettere sui loro sentimenti e li ha convinti a compiere il grande passo? Per il momento nessuna conferma, o smentita, da parte dei diretti interessati. Ma i sospetti hanno dato il via alle chiacchiere da social e i fan sentono già profumo di fiori d'arancio.